Nel mondo della politica, per il Comune di Perugia torna un simbolo che abbiamo apprezzato e conosciuto per tanto tempo, quello dell'UDC. Chiara Romano si candida con l'UDC appoggiando la lista di Margherita Scoccia sindaco, e lo fa per quale motivo? Perché una giovane donna come te si avvicina alla politica e sceglie l'UDC? Vivo a Ponte San Giovanni, sono cresciuta lì e attualmente vivo lì con mio marito e i miei due bambini. Sono una mamma, sono una moglie e mi sento parte del popolo. Ho deciso di intraprendere questo cammino al fianco di Carmine Camicia per il partito UDC a sostegno del sindaco Margherita Scoccia. Quello che sono le mie intenzioni è quello di portare finalmente la voce a noi giovani per un futuro migliore, per consolidare quello che sono i nostri progetti, i nostri obiettivi e poterlo fare in maniera chiara e decisa, con determinazione. Il mondo dei giovani, tu dici, è il mondo che resta indietro e al quale riversiamo e riserviamo troppa poca attenzione? È chiaro che il nostro programma tiene molto ai giovani, tiene molto anche agli anziani, in quanto persone fragili che hanno bisogno di maggior tutela proprio dalla nostra città. E come hai vissuto questi 10 anni di governo di centrodestra a Perugia? Tu sei un'imprenditrice e quindi dovresti sentire di più se è cambiata Perugia e come è cambiata Perugia. Sicuramente Perugia è cambiata in maniera positiva, sicuramente ci sono stati molti punti su cui la destra ha puntato ed è riuscita ad apportare dei seri miglioramenti alla nostra città, però credo fermamente che si possa fare decisamente di più, soprattutto per noi giovani, come ho già accennato. Insomma, siamo pronti per questa grande sfida, Chiara? Assolutamente sì, siamo pronti, siamo partiti con la nostra campagna elettorale. Quello che sono i nostri punti del programma verranno elencati poi successivamente anche a questa intervista, dove rilascerò dei video su quelli che sono i punti che più mi premono e quelli su cui mi vorrò battere se riusciamo ad arrivare, insomma, a Palazzo dei Priori. E tu sei pronto a cambiare? Il futuro non aspetta, ricordati di votare UDC, Carmine Camicia, Chiara Romano per un futuro migliore.